John Born, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel pagellone da 0 a 10 della quinta giornata di campionato. Come sempre in questo video andremo a prendere una posizione 0, una posizione 1, una posizione 2, indipendentemente ovviamente dalle squadre che ci sono. Possiamo anche non sceglierle tutte, comunque fatto sta che dobbiamo collocarle in una classifica. Vi invito a lasciare come sempre tantissimi mi piace, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale perché per me è molto molto importante, vi invito a dare un occhio anche alla sezione abbonati, se volete abbonarvi potete farlo, e ogni giorno un video nuovo dedicato agli abbonati, quindi mi raccomando dategli un'occhiata. Vi invito anche a seguirmi su SQL Calcio 2.0, mio altro canale dove ogni giorno pubblico due contenuti. Detto questo vi chiedo, secondo voi chi ha vinto il voto 0, chi ha vinto il voto 10? Scrivilo qui sotto prima di iniziare, anche perché adesso noi partiamo subito. Voto 0 all'arbitraggio di Milan-Roma e più precisamente a Giacomelli. Ne abbiamo parlato ieri ampiamente nel post partita e ne abbiamo parlato anche stamattina nel giorno dopo sul secondo canale. Giacomelli non può fare così, non è la star, l'arbitro è la star in punta di piedi, quella che non dovrebbe assolutamente farsi vedere, e invece Giacomelli si fa vedere, sbaglia tutto, un rigore per parte, cartellini gialli uno dopo l'altro, manca un altro calcio di rigore al Milan, ma soprattutto la cosa vergognosa è che si rifiuti di andare costantemente al VAR. Lui è lo stesso di Torino-Lazio, è lo stesso di Atalanta-Napoli, e a questo punto sinceramente non ci va più bene, o ti impegni o così non va. Voto 1 all'Atalanta, irriconoscibile. Altro giro, altra bella botta all'Atalanta dopo aver perso 4-1 a Napoli, perde anche in casa con la Samp. Il povero Ilicic da quando è tornato vede l'Atalanta non azzeccarne più una in campionato. Certamente sarà stato molto importante il fatto che 3 giorni dopo si giochi sempre in Champions League, però allora mi immagino quando si dovrà andare a giocare ad Anfield Road. Cosa farà l'Atalanta? Perderà 5-0? 6-0? Ecco, contro la Samp l'Atalanta è irriconoscibile, non ne azzecca una, le altre corrono e per il momento la Dea fa tutto, tranne che rimanere in palla. Voto 2 alla rimonta subita dal Torino. L'ennesima rimonta subita dal Torino, perché che se ne dica, il Torino un pochino sta iniziando ad avere un'identità. Fatto sta che contro il Sassuolo nella nebbia di Reggio Emilia va avanti per 3-0, Linetti, Belotti e Lukic, il solito Belotti. Poi però che cosa succede? Succede che Juricic fa il 3-1, Kirikas il 3-2 e Caputo il 3-3. Il Torino butta l'ennesimo punto per strada e in questo momento ha un punto, questo l'unico fatto nelle 4 partite giocate. Voto 3 all'ennesimi punti persi dalla Juventus. E così sinceramente non va più, perché è vero che la Juventus sta integrando, perché è vero che la Juventus sta imparando a sembrare il gioco di Pirlo, assolutamente sì, ma dopo aver pareggiato a Crotone non puoi permetterti di pareggiare di nuovo in casa contro il Verona, e la Juventus addirittura va sotto con il gol di Favilli. Bernardeschi lo devono togliere perché non ne azzecca una, entra Kulusevski ed è lui che cambia la partita. In generale comunque la Juventus sembra brillare meno. Voto 4 alle marcature del Crotone e alla grandissima cagata di Cicarini. Mi dispiace perché il Crotone se la gioca, assolutamente sì, settimana scorsa ferma la Juventus, questa settimana perde 4-2 a Cagliari giocandosela. Fatto sta che il Crotone è per distacco la peggior difesa del nostro campionato, 15 gol subiti in 5 partite, sono veramente una media pessima, Cicarini lo inchioda, il Crotone perde anche a Cagliari e per il momento la classifica dice un solo punto fatto, ironia della sorte, contro la Juventus. Voto 5 ad un Parma senza identità. Mi dispiace, ma non riesco proprio a capire dove la squadra parmigiana può arrivare. Va detto in ogni caso, ragazzi miei, che il Parma ha cambiato tanto e dopo aver cambiato presidenza ha cambiato anche tutti i giocatori, facendo un calciomercato, diciamo, alla Udinese. Fatto sta che Liverani deve cambiare mentalità a tutti i suoi, cosa che per il momento non ha fatto. Il Parma all'ultimo secondo disponibile riprende lo Spezia, ma ad andare sotto in casa contro la neopromossa d'eccellenza forse è un po' troppo. Voto 6 all'Inter e alla Lazio che tornano a vincere. Da una parte l'Inter che vince 0-2 a Genova, vittoria importantissima, segna Lukaku e segna D'Ambrosio. Vittoria importantissima anche per rifiatare una boccata d'aria in classifica ed era fondamentale che questo arrivasse, quindi bravo Lukaku e bravo D'Ambrosio, bravo Conte in generale. Dall'altra parte la Lazio che a fatica sì, ma vince 2-1 contro il Bologna, non senza qualche patema finale, ma l'importante era arrivare ai 3 punti, e alla Lazio i 3 punti sono arrivati. In questo momento in ogni caso la classifica per la Lazio dice 7 punti e 12° posto, ma in vista della Champions League la vittoria in questo momento è oro colato. Voto 7 a Castrovilli con la 10.
Da quando Castrovilli ha preso la maglia magica non si ferma più. È diventato il perno del centrocampo della Fiorentina. Una Fiorentina che batte l'Udinese 3-2 ed un Castrovilli che segna, come sempre, e stavolta fa doppietta. Entrambi su assist di Biraghi, un altro giocatore enormemente in crescita. Fatto sta che forse sarà la partenza di Chiesa che ha responsabilizzato Castrovilli, forse la 10 stessa, ma in questa stagione può davvero esplodere e distruggere qualunque cosa gli capiti a tiro. Voto 8 al Sassuolo che non muore mai e allo spettacolo dei fratelli Insigne. Partiamo dai fratelli Insigne, ma che bello spot per il calcio è stato. Segna il vantaggio Roberto Insigne al primo gol in Serie A, lo fa con la maglia del Benevento contro il suo Napoli e contro suo fratello. La pareggia suo fratello Lorenzo Insigne, ma il gol gli viene annullato. Poi alla fine il gol lo trova e con l'eterna cazzimma spacca tutto. Alla fine i due fratelli si abbracciano, competitività al massimo in campo, ma soprattutto tanta benevolenza fuori. Un bello spot per il calcio, assolutamente, assolutamente sì. Dalla parte opposta invece che cosa abbiamo visto? Il Sassuolo che non muore mai, perché nella nebbia il solito Juricic riprende una gara che andava ripresa con le unghie e con i denti. Ne parlavamo prima perché il Torino va avanti 0-3, ma il Sassuolo non ci sta e nonostante debba mettere a posto la difesa, una difesa comunque ancora pessima, il Sassuolo in generale in questo momento è secondo in classifica a pari punti con il Napoli. Qualche punto l'ha perso, qualche punto di troppo, questo assolutamente sì. L'ha perso questa settimana. Andare sotto in casa 0-3 contro il Torino, a mio modo di vedere, è piuttosto inaccettabile. Settimana scorsa addirittura col Bologna hanno vinto 3-4. Fatto sta che i punti li fanno. E quindi, chapeau, chapeau, chapeau. Voto 9 allo spettacolo di Milan-Roma, allo spettacolo del Monday Night. E quanto spettacolo ci ha regalato questo Monday Night? Segna Ibrahimovic dopo 2 minuti, la pareggia Zeca al 14esimo, segna Selemaker al 47esimo, Veretout sul rigore che non esiste al 71esimo, Ibra sul rigore che non esiste al 79esimo e Kumbulla all'84esimo. Il Monday Night è uno spettacolo, come dovrebbero essere tutti i Monday Night. È da popcorn e divano, è da Coca-Cola, è una di quelle serate che ci fa dimenticare la quarantena e grazie mille per avercela fatta vivere. Per quanto riguarda la classifica, la Roma continua con le sue buone ondate di gare. Il Milan resta solido, primo in classifica, ed è giusto così. E voto 10 alla Samp di 3-3, dalla Lazio all'Atalanta. Ma ci pensate che settimana scorsa la Samp di Claudio Ranieri ha fatto 3 bombe alla Lazio e questa settimana ne ha fatte altre 3 all'Atalanta? La Sampdoria, che vince a Bergamo, è una squadra straripante che può farne anche di più, che non fa capire nulla all'Atalanta e che dimostra per una volta che probabilmente i pronostici non servono a nulla. La Samp di Claudio Ranieri è una Samp che, ahimè devo dirlo, ricorda molto il Leicester di Claudio Ranieri. Una Samp molto semplice, messa in campo per i giocatori che ha, ma che corre tantissimo. E una Samp che in questo momento può far paura a tutti e chissà che la sorpresa siamo ancora una volta, per quanto riguarda il mondo del calcio, dietro l'angolo.